bel posto così suggestivo, questo scenario e questa bella serata di convivialità, perché di questo si parla, esibizione musicale, e si unisce la musica, la presentazione di questa linea di vini con la cultura e la storia del Salento. Sì, un'importante operazione di co-branding portata a termine, e Villa Neviera sarà la cornice di questa importante operazione in cui andremo a brindare al sole, al mare, al vento elementi cardine del Salento che rendono uniche, sane e generose le nostre uve, così come uniche sono le canzoni dei Sud Sound System. Ecco, il turismo, no? Cioè, questo va nella direzione turistica proprio, di un percorso turistico che deve essere consolidato, la dimostrazione che la Puglia è una bella regione, il nostro territorio è molto importante sotto questo punto di vista. Ritengo che sia i Sud che noi portiamo avanti attraverso le nostre scelte la tutela del nostro patrimonio, elemento cardine, importante per fare promozione del territorio. Com'è nata la vostra collaborazione con il Sud System? È nata da un incontro nella nostra azienda, loro sono venuti a trovarci, quell'empatia immediata e condivisa, e da lì poi si è aperto un mondo. Questo bel posto, questa iniziativa non sono altro che il consolidamento di un percorso universale già iniziato tanti anni fa per il territorio, no? E questa sinergia con il gruppo musicale, verrà presentata questa linea di vini e poi soprattutto la valorizzazione del territorio, delle nostre risorse. Sì, noi siamo una società cooperativa con 1000 soci, 3000 ettari vitati. Trasformiamo mediamente 300.000 quintali di uve, abbiamo altissima tecnologia in cantina, dicevo poco fa che facciamo delle cose che fa il piccolo, quello che ha i 10 ettari, perché abbiamo tecnici, personale abbondantemente diciamo capace professionalmente, abbiamo tecnologia avanzata, quindi le quantità di uve che noi abbiamo, che normalmente si dice la cantina sociale è uva all'ammasso, nella maniera più assoluta, l'abbiamo sfatato perché abbiamo investito in tecnologia avanzata, personale altamente qualificato. Quindi questo significa praticamente che cosa? Significa che le nostre tecnologie, il nostro personale è altamente qualificato. E quindi si uniscono insieme musica, come ho detto prima, cultura, la storia di questo bellissimo, bellissimo Salento, la convivialità che poi è importante. Ne abbiamo pure parlato con sua figlia, che è la presidentessa, diciamo, insomma, un progetto sempre più innovativo. Infatti, dicevo, noi imbottigliamo circa 20 milioni di bottiglie, lasciando spazio anche ad amici molto importanti, tipo per esempio Bruno Vespa. Noi a Bruno, l'amico Bruno, gli trasformiamo le uve, gli imbottigliamo il vino, e altrettanto quando questo gruppo musicale bravissimo, in gamba, nostri compaesani salentini ci hanno chiesto di fare tre etichette, abbiamo detto va bene, va benissimo, quindi siamo aperti al mondo della cultura, al mondo contadino, al mondo della c'è tutto. Esatto, ci apriamo a tutto. Un bellissimo evento che unisce, l'abbiamo detto anche nelle precedenti interviste, musica, convivialità, naturalmente questa produzione e presentazione della linea di vini, l'innovazione, no? È la parola d'ordine, credo, nel vostro progetto universale che tutti conoscono, suo padre, la famiglia Maci, che ha dato l'input a tutto ciò. E poi anche si dà lavoro, si dà possibilità di potersi esibire, come nel caso di questo gruppo musicale. Certo, questa grande sinergia è nata un anno fa, a Natale, parlavamo di questo co-branding con i Sud, da subito abbiamo sposato questo progetto, perché ci è sembrato un progetto esplosivo, perché ci accomuna la passione per la terra, la passione per il territorio che noi da sempre abbiamo promosso in tutto il mondo con i nostri vini, e loro con la loro musica, perché nella loro musica si parla della nostra bellissima terra, quindi ci è sembrato un progetto esplosivo. L'abbiamo sposato subito. E poi diciamo questo scenario, no, è un punto di inizio, ma così, no, perché sono già in cantiere altri eventi, altre iniziative, anche con personaggi di spessore, personaggi importanti.
Certo, Villa Neviera oggi è una festa privata, una festa di presentazione dei vini dei Sud, però qui faremo appena possibile diversi eventi. Il prossimo evento sarà il 3 settembre, faremo la vendemmia notturna in collaborazione con Movimento Turismo di Albino, che ha scelto la nostra location per fare la vendemmia. Quindi non solo cultura ma anche sponsorizzazione del territorio? Sempre, quello sempre, la promozione del territorio sta nel nostro DNA. Da sempre, io ricordo i nostri primi Vinitali, parlavamo sempre della nostra Puglia e chi ci ascoltava diceva ci state facendo innamorare del territorio, e questo è il nostro obiettivo, è quello di valorizzare la nostra terra e i nostri prodotti. Iniziativa di grande impatto sicuramente, beh, a parte questo grande bel posto che è suggestivo, no? Perché si uniscono la musica, la cultura, la convivialità, il coinvolgimento delle persone che stanno per assistere alla vostra esibizione. Eh sì, è come avere un rider artistico e trovarsi poi del buon vino, della buona gente, della buona musica e unire tutte queste cose che secondo noi fanno, stanno insieme già da tempo, fanno parte del nostro territorio, fanno parte di gente che lavora nei campi. E noi la tradizione l'abbiamo portata avanti proprio osservando queste bellezze che il Salento aveva. Dunque la tradizione portata culturale e unita con la musica credo che sia un cerchio abbastanza chiuso adesso. Ecco, un po' di storia vostra, no? Da quanti anni state insieme? Perché poi si è creato, no, un bel rapporto personale tra voi. Da più di 30 anni, e in questi 30 anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare la musica che ci ha fatto capire meglio cos'è il Salento, cos'è la nostra storia, perché purtroppo queste cose sui libri non li scrivono. E quindi da questa narrazione di essere magno-greci, di appartenere al Mediterraneo, anche osservando noi crateri greci, Messapi, dove ci sono le feste, le scene di feste, no? Le feste dionisiache, baccanali, vino e musica qui convivono da millenni. Voi, scusami se interrompo, a raccontare tutto questo, siete voi a raccontare. E lo stiamo raccontando ai giovani. I giovani, cioè la formula Canora raggiunge i giovani e fa sì che ci sia un ponte di unione tra il futuro e il passato. La tradizione è questa, la tradizione è la cosa più moderna che abbiamo qui nel Salento e dobbiamo portarla avanti, è il nostro futuro, e sposare la casa dei vini e ci appartiene, forse avremmo dovuto farlo prima. Incontrare Cantine Due Palme e me, insieme, implementare questo progetto insieme ci ha permesso appunto di tirare fuori queste tre bottiglie, appunto il primitivo Radici Cattieni, il Rosé Veggia Carusa e lo spumante diciamo a ballare, che rappresentano diciamo anche il nostro palco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ciao.